A tutti i follettini e follettine, bentornati in questo nuovissimo video. Allora, oggi video la mia collezione di penne kawaii e pucciose. Le ho messe tutte in questo vaso che mi è stato regalato e adesso ve le mostrerò una per una. Allora, partiamo innanzitutto da questa bellissima penna a fiore che mi hanno regalato mia sorella e mio cognato. Guardate che bella, se riesco a farvela vedere da vicino. Qui c'è la penna, vedete? È molto molto adorabile. Qui c'è anche una fogliolina. Poi quest'altra penna gigante, vedete, che mi è stata regalata da alcuni di voi. Vedete? È molto bella. Con questi inserti qui. Io la adoro, ve lo dico. Poi, a Natale ho preso dal cinese questa penna qui col pupazzo di neve e il campanellino, vedete? Potrei farci un video ASMR con questo campanellino. È molto molto bella, io la straamo, è fatta in polistirolo, il pupazzo di neve. E ha questo cappellino adorabile. Poi allora, dai Tiger ho preso un po' di penne. Questa qui a sirena. Guardate che bella. È adorabile. Poi questa qui. Guardate che succede quando scrivo. Si illumina, è bellissima. Con tutte queste stelline e pallini attorno. Poi, questa penna sempre presa da Tiger, con questo peluchetto a palla e occhiali da sole. È morbidissima, follettini follettine, non potete capire. Poi è rosa, il mio colore preferito. Con questi pallini dorati è bellissima. Poi un'altra pallina pelosa col fiocchetto, però sempre da Tiger. È adorabile anche questa. Anche questa presa da Tiger, tutta colorata arcobalenosa e pelosciosa, guardate che bella, morbidissima. Allora, anche questa ha forma di chiave, sempre penna, vedete, presa da Tiger, molto carina, sembra una chiave per aprire una porta, è adorabile proprio. Avrò detto adorabile 400.000 volte, ma vabbè, dettagli. Anche questa qui col coniglietto presa da Tiger, il coniglietto nella pallina con l'acqua. Non mi ricordo come si chiamano questi tipi di bolle qui con dentro gli oggetti e l'acqua. Se lo sapete scrivetemelo giù nei commenti. È bellissima, fatta in questo modo. Poi abbiamo allora questa penna con la stellina, che aspettate, vi faccio vedere, tolgo la serratura qui e voilà, e si accende e voilà, e si spegne, vedete? Accesa, spenta, è bellissima, io la straamo. È uguale a questa o anche la luna, vedete? Accesa, spenta, bellissime, sono proprio super belle queste penne. Poi anche questa presa da tutte queste prese da Tiger, eh? Anche questa presa da Tiger, guardate, quello sciosa con questo unicorno, sempre tutta rosa, è bellissima.
Poi anche questa con scritto Love, il cuore col fiocco, presa da Tiger. Vedete? Super, super favolosa. Poi allora abbiamo queste penne qui che mi sono state regalate da alcuni di voi. Ah no, queste sono quelle che mi arrivano da un'azienda, ok. No, queste di Tiger mi sembra, sì, e queste dall'azienda. Se non sbaglio, non ricordo sinceramente. Comunque, c'è questa qui, così, fatta con la zampina. Adorabile. Credo sia una gomma da cancellare, che non userò mai nella vita perché è troppo puccia. Poi c'è questo gattino rosa, femminuccia. Adorabile, stupendissimamente stupendo. Vedete? Poi questa penna con questo gattino super kawaii. Vedete? E in ultimo abbiamo quest'altra gattina rosa. No, rosa, che dico? Vabbè, lasciate perdere, col fiocco rosa volevo dire. Col fiocchetto rosa qui, tutta bianca, con le zampine nere. La sua codina, i suoi piedini. Sono troppo pucciose queste penne. Bene, follettini e follettine, che dire? Questo era il video della mia collezione di penne pucciose e kawaii. Se vi è piaciuto mettete tanti like, iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo che vi lascio tutti i link utili giù nell'info box. Fermo posta, email, Tuperfan, il sito delle mie magliette in vendita. Che dire, vi mando un grosso bacione e al prossimo video, ciao!